assolutamente molto contenti che ci siano questi interventi, perché vuol dire che i 45 centri di educazione ambientale che sono presenti all'interno della Regione Abruzzo hanno come dire, una grande attività che deve essere sostenuta e promossa. Un'azienda come la nostra, che guarda al futuro, deve saper coinvolgere ed educare a stili di vita sostenibili. Questo è un progetto che, attraverso nuovi mezzi, come quello di un portale web gratuito e diffuso in tutta Italia, è riuscita a farlo, coinvolgendo in maniera perfetta i bambini. È stata sicuramente un'esperienza veramente coinvolgente e entusiasmante per i bambini, soprattutto un'altra prova e anche un altro modo per così proiettarsi nel futuro e nella vita concreta. Hanno partecipato davvero con tante iniziative, tante idee, si sono messi in gioco, hanno fatto tutto quanto da solo. La scuola abbiamo deciso di mettere di posizionare nel plastico dei pannelli solari, dei vetri fotovoltaici e delle pale eoliche. Legambiente si occupa da oltre 30 anni di attività di educazione ambientale rivolta non solo agli adulti, ma in particolar modo ai bambini. Cerchiamo, attraverso un approccio scientifico, di far conoscere quelle che sono le problematiche del nostro territorio, cercando nuove strategie che siano sostenibili e compatibili appunto con il territorio. Il progetto Conestra ha dato ai bambini l'opportunità di conoscere le fonti rinnovabili e dunque di trovare una strategia alternativa ai combustibili fossili. Mi sono divertito perché diciamo, ho imparato cose nuove e mi sono divertito anche a creare il forno.